Ciao a tutti, sto partendo appena alle 5 per il Monte Maniglia. Sono già in quota, le mucche stanno ancora dormendo, io proseguo. Giornata bella bella ma molto freddo, 6 gradi, 7. L'alba, il sole sta sorgendo. Dicevo stamattina molto freddo, ci saranno 4 gradi, 5 non di più. Il camion mi dava quello. Dove erano coricate le mucche c'è la brina, si può vedere. Tutto bianco. Io mi sono vestito oltre il normale. Ho girato la camera, come potete vedere. La natura con i suoi centinaia di colori, spaziano dal bianco al viola, l'azzurro, il violetto, sfumature che con un semplice telefono non rendono l'idea, e tantomeno il profumo. Wow, entriamo al sole. Il far out, il sole illumina già il far out. La colletta 2830, arrivato dal Giastra Versiera, adesso scendo verso Sant'Anna di Bellino, alle Grange, a 2540. Qua c'è una stazione rilevamento meteorologico, qua dietro c'è il rifugio Carmagnola che abbiamo fatto domenica scorsa per andare sul far out. Il mio obiettivo è il Maniglia, 3177, eccola. Ho già la slustea. Buon viso laggiù sullo sfondo, sto andando a vista, ho abbandonato il sentiero. Per non perdere tanta quota passo qua sotto gli sti dirupi, blocchi enormi, però mantengo la prateria, avanzo di scendere di 200 metri. Oggi ho provato Sto provando le nuove staffe da Endurance della Prestige Italia e per il momento, per quello che ho potuto montare, mi trovo molto bene, molto comode, in più la sicurezza. Il Maniglia. Qui ferma, questi stambecchi che mi guardano. Passo di Terre Rosse, era pieno di stambecchi, adesso vedo dove saranno finiti. Di solito sono su all'altezza là della neve del Maniglia. Stanno andando su, sono là nel sentiero, non so se potete vederli. Stanno andando su verso la, diciamo, la loro base, la loro stalla. Ok, li ho visti. Passo di Terre Rosse. Buon viso sempre sullo sfondo.
l'angra che arriva, abbiamo dovuto passare con lo sfasciume. Passo di terre rosse, qua c'è cratere, l'avevo già visto qualche anno fa. È una terra molto argillosa, lo dice il nome, passo di terre rosse. Stanno guardando, non so se potete vederli lì, stanno andando su al jazz. Comunque stasera caricherò il video completo, intanto gli vado proprio dentro sul mio canale YouTube Dejo e la mula. Guardateli là come vanno su. Eccoli lì, gli stanno vecchi. Stasera carico il video completo, che intanto dopo vado nel jazz, nel parco dove loro dormono. E, non penso che non si muovano, ma ho sempre fatto così. Chase non li ha ancora visti perché è lì che li guarda, no, li guarda ma non li ha visti, sente l'odore. Ce ne saranno circa un centinaio, un po' lì sotto questa pietra qua, pietra d'acqua bianca. Gli altri sono tutti al pascolo lassù verso quel crestino, su il Maniglia. Eccoli lì, adesso qua ce ne sono una decina, ma in tutto ce ne sarà più di 100. Abbiamo dovuto bypassare il nevaio, siamo nella pietraia, sfasciume ma abbastanza piccolo, quindi sì, va bene. Ok, ripreso il sentiero, nevaio ancora abbastanza consistente. La vetta del Maniglia è sempre più vicina. I stambecchi li abbiamo lasciati sulla sinistra salendo. E al rientro vado a farmi un giro in mezzo a loro. L'angra si riposa. Eccoli lì, vedete Ice come li guarda. Virva, tutti immobili, ma ce ne sono molti di più. Adesso vado in vetta, intanto non scappano di qua. Erba. Stiamo raggiungendo la vetta del Maniglia, 3177. Un po' di allenamento per domani. Questa vetta che faccio parcheggiare, pioggia da qualche parte, vieni di qua, dai, 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 sali qua, ok. Ok, vedi di fermarti perché qua c'è un dirupo. Ok, bravissima, pioggia. E anche questa è fatta. 3177, Monte Maniglia. Ok, pioggia ferma lì. L'angra arriva pian pianino. Facciamo ancora una panoramica. Come potete notare, te lo faccio sempre notare, guardate, pioggia, leggero fiatone, non di più, io anche a stare in groppa, non è sudata per niente. Devo dire grazie a Prestige Italia che posso far vedere, oh, niente, non un goccio di sudore. Ciao Birba, facciamo vedere lo dirupo qua sotto. Ecco, pioggia lì, guardate.
200 metri. Vallone di Bellino, Valle Varaita, Monviso, Salsa e Mongioia. Prossime tappe. Mongioia lo danno come impossibile, andiamo a vedere. Eccoli che vanno sulla neve. Guardate quanti, può ancora avvicinarmi un po'. Eccoli, laggiù ce ne sono altri qua sotto. Corrono, vieni qua. Si guardano ma non si disturbano. Stai lì, Ais, vieni qua. Logicamente, se non si ha il comando del cane, la legge andrà sempre più oltre a, non si dice più oltre comunque, a imporre divieti, obbligo di guinzagli e tutto. Il cane io ce l'ho sempre a mio fianco. E qua, saluta Ice. Ok, Langra, manca Birba. Birba, vieni, Birba, ehi, Birba, Birba, ehi, vieni qua, paura degli stambecchi, vieni, donna sei di punta, Birba, vieni, ehi, vieni, su, guardiamo ancora un po' gli stambecchi. Saranno sì e no a 50 metri, 70. Birba, vieni. Ah, stai bravo. Maniglia, la vetta, solo lì sopra. Ciao Langra. Stanno guardando. Ok, iniziamo la strada della discesa. Faccio ancora vedere Provenzale, Rocca Castello, Provenzale. Partendo da casa siamo andati sul Maniglia 3177 e siamo di nuovo a casa. Brava te. Oggi pomeriggio arriva Nicolò Tallone a fargli le scarpe nuove e mangia ancora un po'. Dai, poi faccio la doccia. Ciao ciao, alla prossima.